Salve a tutti! Il mio precedente video sulle città fantasma è... Va bene, sui paesi fantasma. Comunque, dicevo, quel video ha avuto un gran successo. Quasi 500.000 visualizzazioni, quasi 5.000 mi piace e molti commenti positivi. Ma il miglior commento, devo dire, è quello di un certo Dario Paparella, il quale scrive... Grazie. Ora so dove non mi rompe il c***o nessuno. Commento più bello della vita! Ad ogni modo, avevo promesso che avrei fatto una seconda parte. Con un po' di ritardo, ma giusto un paio d'anni, mantengo la promessa. Ecco a voi quindi altre 10 città fantasma in Italia. Balestrino era un piccolo paese della provincia di Savona, in Liguria, posto su un fianco della valle del torrente Barescione, a circa 6 km dal mare. Di origini molto antiche, era un bel borgo medievale sormontato dall'imponente castello del Cerreto. Durante l'Ottocento, la parte più occidentale della Liguria fu ripetutamente colpita da eventi sismici, tra cui quello disastroso del 1887, che fece 644 morti. Tutti questi terremoti lesionarono le case di Balestrino e minarono la stabilità del terreno su cui si ergeva. Le case di Balestrino erano quindi già fatiscenti quando nel 1962 una violenta frana colpì il poggio su cui si trovava il paese. A quel punto si decise di abbandonare il borgo e di ricostruirlo subito accanto. Il paese vecchio rimase quindi abbandonato. Attualmente non è possibile visitarlo. Nel 2008 il vecchio centro di Balestrino è stato usato come set di alcune scene del film Inkheart, la leggenda del cuore d'inchiostro. Frattura era un piccolo borgo abruzzese di origine medievale, situato su uno sperone del Monte Genzana, a 1260 metri di quota. Frazione del comune di Scanno traeva il suo nome dai resti di antiche frane su cui il paese era stato edificato. La natura del terreno sarebbe stata una delle cause della rovina di Frattura. L'altra causa fu il disastroso terremoto di magnitudo 7 che si abbatté sulla Marsica alle 7.52 del 13 gennaio 1915. Il suolo instabile su cui si ergeva il paese amplificò la spaventosa onda sismica e il paese venne quasi completamente distrutto. I morti di Frattura furono circa 120. I sopravvissuti vennero ospitati in delle baracche provvisorie e dovettero attendere quasi 20 anni prima che il paese venisse ricostruito. Il borgo di Frattura Nuova venne edificato circa un chilometro a est del centro originario, nella prima metà degli anni 30. Nella seconda metà del Novecento, cambiamenti sociali ed economici hanno provocato lo spopolamento anche di questo nuovo borgo, che oggi ospita poco meno di 50 persone. I resti del paese vecchio sono stati utilizzati come set di alcune scene di Uomini e Lupi nel 1956 e di Un viaggio chiamato Amore nel 2002. Gairo, in Sardegna, era un borgo di origini antichissime, arroccato sul ripido versante orientale della valle del torrente Partu, nell'Ogliastra. Tracce suggeriscono che l'area sia stata abitata fin dal Neolitico. Il terreno su cui si erge l'abitato è sempre stato friabile, tanto che Gairo è ricordato anche come il paese della terra che scorre, per via delle frequenti frane e alluvioni. Ed è proprio per questo che a partire dalla seconda metà dell'Ottocento alcune famiglie avevano cominciato a lasciare il paese. Nel 1951 Gairo fu devastato da una violenta alluvione che portò gli abitanti rimasti ad allontanarsi. Il borgo fu definitivamente abbandonato nel 1963. Gli abitanti si stabilirono nel nuovo centro di Gairo Sant'Elena, situato qualche centinaio di metri più a monte del paese vecchio. Altri invece si trasferirono sulla costa, creando il nuovo centro di Cardeddu, che nel 1984 è diventato comune autonomo. A tutt'oggi, il borgo di Gairo Vecchia giace in rovina. Sul versante opposto della vallata sorge il paese di Osini, il quale ha subito la stessa sorte di Gairo Vecchia.
Il Cito, frazione di San Severino Marche, è un piccolo villaggio posto su uno sperone roccioso del Monte La Pereta, a picco sulla Val Fucina. Era sorto nell'alto Medioevo intorno ad un castello inespugnabile che dominava le aree circostanti e difendeva la vicina abbazia. All'inizio del XX secolo, il Cito contava circa 200 abitanti. Da allora, tuttavia, è cominciata una lenta emorragia. Negli anni 70 il paese era quasi del tutto disabitato. Va detto che il Cito non è stato del tutto abbandonato, in quanto nel paese rimangono ancora poco meno di 10 persone. Campomaggiore era un piccolo paese della Basilicata, posto sul versante settentrionale della Valle del Bisento, circa 25 km a sud-est di Potenza. Nato in epoca romana, divenne un feudo sotto la dominazione normanna, poi distrutto durante l'invasione degli Angioini nel 1268. Ricostruito, divenne un piccolo e povero feudo, quasi disabitato. A metà del 600, il Regno di Spagna, che a quel tempo dominava queste zone, assegnò il feudo alla famiglia dei Rendina, a patto che si impegnassero a ripopolarlo. I Rendina avevano in animo di rendere Campomaggiore un paese all'avanguardia, emisero un editto che imponeva l'assegnazione di una casa e di un pezzo di terra da coltivare a chiunque volesse trasferirsi nel paese. Ben presto, durante il 700, il paese crebbe, divenendo un florido centro agricolo, e fu anche uno dei primi paesi della zona ad avere una propria stazione ferroviaria. Sfortunatamente nel 1885 una violenta frana si abbatté sul paese. Gli abitanti allora preferirono ricostruirlo interamente circa 400 metri più a monte. A tutt'oggi il vecchio borgo di Campomaggiore giace in rovina. Conza della Campania era un bel paese della provincia di Avellino. Posta su un colle, dominava la valle del fiume Ofanto. Aveva origini molto antiche, essendo stata fondata dai Sanniti nel III secolo a.C. Nel pregevole centro storico spiccava l'imponente concattedrale di Santa Maria Assunta. La popolazione di Conza aveva cominciato a diminuire già negli anni 60. Conza della Campania ha sempre dovuto confrontarsi con la natura altamente sismica del suo territorio. Più volte è stata distrutta e ricostruita a seguito di un sisma. Si ricordano i terremoti del 989 d.C., del 1466, del 1517 e del 1732. Il terremoto del Vulture del 1930 aveva causato danni considerevoli, ma a dare il colpo di grazia al paese fu il disastroso terremoto di magnitudo 6.9 che devastò l'Irpinia alle 19.34 del 23 novembre 1980. Conza venne rasa al suolo e sotto le macerie persero la vita circa 180 persone. Dopo la catastrofe, la popolazione di Conza decise di ricostruire il paese in un luogo diverso. Come nuova sede venne scelta la località Pian delle Briglie, posta ai piedi del colle. Fatto interessante è che rimuovendo le macerie furono rinvenuti i resti dell'epoca romana e preromana. Per questa ragione, tutto il vecchio centro storico è stato trasformato in un parco storico e archeologico, in cui, ai ruderi delle case distrutte dal sisma, si alternano le vestigia dell'antichità. California era un piccolo paesello sorto a metà dell'Ottocento alla confluenza dei torrenti Miss e Gosalda. Era una frazione del comune sparso di Gosaldo, in provincia di Belluno. Il nome del paese era un deliberato riferimento all'omonimo stato americano, famoso per la corsa all'oro. Infatti, California era nata intorno ad una miniera di mercurio che era stata aperta nella zona. Poi, quando la vena si esaurì, il paese cominciò a spopolarsi. Tuttavia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, California seppe riconvertirsi diventando una località turistica. Purtroppo, la violenta ondata di maltempo che colpì l'Italia nel 1966 funestò anche queste zone. La notte del 4 novembre 1966, i due torrenti alla cui confluenza si trovava il paese entrarono in piena e travolsero il paese provocando danni gravissimi. Anche la strada che permetteva di raggiungere il paese venne distrutta.
comune di Gosaldo decise di non ricostruire il paese e offrì agli abitanti dei terreni per costruire nuove case nei pressi del villaggio di Don, la sede comunale. A tutt'oggi di California restano solo dei ruderi avvolti dalla vegetazione, raggiungibili attraverso dei sentieri. Piccolo borgo montano della Valle dei Campassi, frazione del comune di Carrega Ligure, Reneuzzi è un borgo abbandonato della provincia di Alessandria. Era posto a 1000 metri di quota sulle pendici del Monte Antola. Già alla fine dell'Ottocento il piccolo paese era scarsamente popolato. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i cambiamenti sociali e l'isolamento del borgo spinsero anche i pochi abitanti rimasti a trasferirsi altrove. A metà degli anni 50, nel paese restavano meno di 20 persone. L'abbandono del borgo è stato accompagnato da un terribile fatto di cronaca, un omicidio, avvenuto il 22 settembre 1961. La vittima era Maria Franco, una ragazza di 20 anni, originaria del vicino paese di Ferrazza, anch'esso spopolatosi negli stessi anni. L'assassino, Davide Bellomo, uno degli ultimi abitanti di Reneuzzi, era suo cugino. I due avevano avuto una relazione qualche tempo prima, interrottasi per l'opposizione delle due famiglie. L'uomo non aveva accettato la fine della loro storia e la sua gelosia sfociò nella furia omicida quando seppe che presto la ragazza avrebbe abbandonato la valle insieme alla sua famiglia. Fu così che il 22 settembre Bellomo aggredì la ragazza, sparando le due primi colpi di pistola che la ferirono di striscio. Stordita, la ragazza venne trascinata in un casolare nei pressi del paese. Qui l'uomo la finì svuotandole addosso l'intero caricatore e poi fuggì nei boschi circostanti. Le autorità gli dettero la caccia per giorni. Infine, quasi 3 settimane più tardi, lo trovarono morto lungo un sentiero. Si era suicidato. Sempre nel 1961, a seguito del delitto, il paese finì per spopolarsi del tutto. Con il passare degli anni, il borgo è ormai caduto in rovina ed è raggiungibile attraverso dei sentieri di montagna. Apice era un bel borgo della Campania, situato poco più di 10 km da Benevento. Di origini molto antiche, il paese si ergeva su un colle a destra del fiume Calore. Nel paese spiccava l'imponente castello de Torre. La storia di Apice è sempre stata segnata dai terremoti che più volte lo hanno distrutto. Si ricordano quelli del 1456, del 1688, del 1702 e del 1732. Anche il terremoto del Vulture del 1930 provocò danni considerevoli nell'abitato. Tuttavia, a decretare l'abbandono del paese fu il sisma di magnitudo 6.1 che colpì l'Irpinia il 21 agosto 1962. La scossa devastò la parte più settentrionale dell'Irpinia. Il centro di Apice risultò gravemente danneggiato e si ebbero 17 morti. Gli abitanti allora furono evacuati e cominciò la costruzione di un nuovo abitato sulla riva opposta del fiume. Alcune persone, tuttavia, rimasero nel paese vecchio, che quindi continuò ad essere abitato per altri 18 anni, finché il grande terremoto dell'Irpinia del 23 novembre 1980 dette il colpo di grazia al paese. Le case, già lesionate dal terremoto del 62, subirono ulteriori gravi danni, il che convinse gli ultimi abitanti a lasciare Apice Vecchia. A tutt'oggi il paese vecchio è ben conservato. Si possono ancora visitare il castello de Torre, riconvertito in museo civico, e la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo. Consonno ha una storia alquanto particolare. Non è il classico borgo fantasma. Frazione del comune di Olginate, in provincia di Lecco, era un paesino di origine medievale, situato sul monte Brianza. Già dopo la Seconda Guerra Mondiale, la sua popolazione si era ridotta a 50 abitanti, i quali di fatto vivevano tutti in affitto. Nel gennaio del 1962, l'eccentrico imprenditore Mario Bagno comprò l'intero villaggio per 22 milioni di lire. Bagno aveva in animo di trasformare il paesino in un grande parco di divertimenti. Nel giro di pochi mesi gli abitanti vennero scacciati e il paese fu demolito casa per casa, nonostante le proteste di chi gridava allo scempio. Del vecchio paese rimase solo la chiesa. Al posto delle povere casupole vennero costruiti un hotel di lusso, campi da basket, calcio, tennis e minigolf.
una sala da ballo, un finto castello medievale. Venne anche realizzato un grande centro commerciale in stile arabeggiante con tanto di minareto. Per collegare tutte queste attrazioni venne realizzata addirittura una piccola ferrovia ed era in progettazione persino un autodromo. Il problema è che tutte queste opere intaccarono la stabilità geologica del poggio su cui era posto il paese. Fu così che, complice anche la violentissima ondata di maltempo che funestò l'Italia alla fine del 1966, nel 1967 una prima frana cadde sulla strada di collegamento con il capoluogo Olginate. Nel 1976 una nuova e più grande frana danneggiò gravemente la strada, decretando la fine della città dei Balocchi, come era stata soprannominata. Infatti, nonostante i tentativi di restauro e rilancio, ormai con sonno aveva perso la sua attrattiva e cominciò a cadere in declino. Bagno riconvertì l'ex hotel in una casa di riposo, che tuttavia venne chiusa nel 2007. Da allora le strutture abbandonate sono state colpite da frequenti atti di vandalismo. Oggi il paese dei Balocchi giace nel più completo abbandono, il che lo rende assai suggestivo, tanto che attira ancora molti visitatori. E con questo abbiamo finito anche questo secondo episodio sui paesi fantasma. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video.